Al gol, il 2010 dovrà essere l'anno ancora che ti darà altre reti importanti, dai. No, non lo so, speriamo, dai. Quest'anno, l'anno che è passato, nella seconda parte di anno, mi ha dato tante soddisfazioni, perché sono riuscito a fare 4 gol per la mia squadra, importanti, che hanno portato punti. Sono riuscito insieme ai miei compagni a essere la difesa meno battuta di tanti campionati e siamo riusciti sempre insieme ai compagni a essere i primi classifici. Questa è la cosa più importante. Speriamo di ripartire già domenica con una bella vittoria, a prescindere da chi segni, perché quando si vince va bene tutto. E niente. Il gol che senti più tuo, quello che custodisci più gelosamente di quelli che hai fatto? Di quello che ho fatto sicuramente Ravenna, perché è stata una partita difficile contro una squadra che secondo me fino alla fine darà fastidio e sarà sicuramente a lottarsi la promozione insieme a noi. Arrivato a fine partita, credo intorno al 90esimo, è sotto quello spicchio numeroso di tifosi giallo-blu, e quello me lo ricordo, me lo porto dentro, perché ha dato tante emozioni a me personalmente e anche alla squadra, perché quando si segna dopo una partita sofferta e si raggiunge la vittoria al 90esimo è una cosa straordinaria. Il momento più bello e più triste del 2009 appena passato? Ma il momento più triste non ce ne sono stati tanti. Io credo magari l'illusione, la speranza che avevamo con lo scorso campionato di poter raggiungere magari con un po' di fortuna i playoff e non esserci riusciti. Quindi a livello sportivo credo che magari un momento triste sia stato quello lì, anche se non avevamo la squadra per poterli fare, quindi se si raggiungeva era una cosa straordinaria. E mentre quello più bello sicuramente quest'estate, quando sono stato richiamato, visto che era scadenza di contratto, dal nuovo direttore e dalla società perché volevano che rimanessi qua. Quindi è stata una soddisfazione, perché vuol dire che nell'anno passato avevo fatto qualcosa di importante per meritarmi la riconferma. Manca tanto Selva questo Verona, a tuo avviso? Ma sì, manca, perché è un giocatore importante, è un giocatore esperto, ha sempre giocato in queste categorie qui, ha sempre fatto tanti gol, quindi sicuramente è un giocatore importante per noi. Speriamo che possa risolvere anche lui i suoi problemi fisici al più presto possibile e contiamo comunque sugli altri giocatori del reparto nostro offensivo, che sono tutti giocatori importanti e di qualità per questo Verona. Primo posto, miglior difesa del professionismo, manca qualcosa? Sembrerebbe di no, eppure? Ma sicuramente manca qualcosa, perché come tutte le squadre, come tutti i giocatori, abbiamo anche noi dei difetti oppure delle cose da migliorare. Questo noi cerchiamo di farlo durante la settimana quando ci alleniamo, perché se siamo là davanti è frutto di sacrifici e di lavoro che facciamo quotidianamente. Dobbiamo continuare a cercare di, insieme al nostro allenatore, di sistemare le cose che magari vanno meno bene di altre e niente, pedalare, cominciando da domenica con Lanciano. Per ottenere la promozione diretta basta ripetere il girone dell'andata o serve qualcosa di più, anche a livello di punti ottenuti a tuo avviso? Ma secondo me possiamo e dobbiamo fare, se riusciamo, qualcosa in più, perché nel girone dell'andata abbiamo fatto bene, siamo contenti di quello che è stato. Però come tu vedi, se la classifica, tante squadre ci sono attaccate, quindi vuol dire che anche le altre che ti inseguono fanno bene e comunque fanno i tuoi stessi punti più o meno. Noi abbiamo fatto tante vittorie ma anche tanti pareggi. Magari se un regalo al 2010, se riusciamo a fare lo stesso girone di andata anche in ritorno con qualche vittoria in più, sicuramente ti permetterà di essere là davanti. Un'ultima cosa, una sorpresa del 2010 nella tua squadra e una sorpresa del campionato inteso come squadra? La sorpresa come squadra nel nostro campionato, dici proprio a livello delle squadre nostre, che potrebbe uscire adesso da qui alla fine del campionato? Ma che potrebbe uscire secondo me la Reggiana, perché lo sta facendo vedere, era partita male e invece nell'ultima partita ha fatto un filotto di vittorie dove gli hanno permesso di potersi mettere lì dietro quarta posizione a poca distanza da noi, e anche perché conosco tanti giocatori che sono lì e so che sono giocatori di qualità, bravi, di categoria, e fino alla fine cercheranno di dar fastidio. E poi un giocatore in particolare, la sorpresa di quest'anno, questo non te lo so dire. Io spero che tutti i componenti della rosa, chi più chi meno, perché chiaramente tanti giocatori non possono giocare tutti, ma spero che soprattutto magari i ragazzi che troveranno
meno spazio e nel momento in cui verranno chiamati in causa daranno il loro apporto, perché nel corso del campionato, tra squalifiche e infortuni, ci sarà spazio per tutti e loro saranno fondamentali. Visto, io parlo così perché adesso sto giocando, ma in passato anch'io ho fatto, magari giocavo di meno e mi sono reso conto che quando sono stato chiamato in causa, facendo bene, davo il mio aiuto alla squadra. Ecco, quindi spero sia una sorpresa a loro e ci diano una mano anche loro.